titolo. La cosa che ci siamo detti con Fabri nel fuori onda, che poi era in onda, come è che dire, siamo accomunati dal fatto siamo accomunati dal fatto di aver rimbalzato tutti e tre delle interviste importanti, cioè noi abbiamo rimbalzato David Lynch, di personaggi importanti, personaggi. E ci pentiremo fin quando vivremo di questa, di questa. E anche tu ce n'hai una. Io ho rimbalzato Eminem. Ma perché? Perché lui ha detto ma perché voi non... avete rimbalzato David Lynch? Tre geni, siamo tre geni, no? Abbiamo sbagliato tutto. Che poi David Lynch stava cercando due napoletani come noi per fare un film e noi l'abbiamo rimbalzato, no? Sì, abbiamo scoperto dopo. No, Eminem voleva fare un concerto con te, te lo dico. Eminem e David Lynch ne parlano al telefono, esatto. Ci prendono in giro. I tre coglioni. Senti, senti Fabri, perché l'avevi... non ci andava quel giorno? Cioè che... No, allora... perché detta come è stata detta, che tra l'altro l'ho detta io, sembra che era incompleta, però a me mi avevano chiesto di andare a intervistare Eminem, però in un momento molto delicato per lui, perché era appena uscito dal rehab, cioè aveva fatto 2 settimane di riabilitazione perché prendeva questi sonniferi, perché aveva un film, un tour, un disco, era pieno di lavoro, prendeva i sonniferi. L'hanno trovato morto in bagno, semi-morto in bagno, l'hanno portato in rehab, dopo 2 settimane è uscito e hanno detto valla a intervistare. Eh no, così no, cioè scusa, ma allora mi trovo davanti uno che era lì a occhi spalancati da... come quando, chi è che diceva di Costanzo, Scamarcio? Sì, no, no, chi è che lo diceva? Che... Siamo in onda, ormai ce lo dice lui. No, Brignano, no? Brignano. Allora, Brignano ci raccontava che negli anni passatissimi, quando andava al Costanzo Show, Costanzo, tipo dopo aver fatto il nostro DJ Costanzo, peraltro, che sa che lavora, fa un programma qua da noi, dopo aver fatto magari 20 minuti su un argomento molto tosto, fortissimo, malattie, no? Così, guardava Brignano e lui lo sapeva già, quindi temeva e diceva Brignano prima della pubblicità alleggeriamo, diceva, ma io dopo mezz'ora di... E stava parlando di 200 morti per malattie, e quindi quel giorno ti sentivi un po' così, dice questo stava per morire, la prima cosa che fa è l'intervista con Fibra. Sì, ma sì, dai, alleggeriamo Fibra e che alleggerisci. E tra l'altro aveva avuto anche un lutto terribile. Proprio io ho detto no, non vado. E lì ha detto no, Fibra non va a intervistare Eminem, punto. Ma adesso senza voi due mi dite perché non avete intervistato. Io non mi ricordo per quale motivo. Allora, non l'abbiamo fatto perché, lo posso confessare? Io non me lo ricordo, se non riguarda me vai pure. No, non ricordo. No, abbiamo pensato che fosse un contenuto magari non troppo popolare per una parte dei nostri ascoltatori, quindi per rispetto nei confronti degli ascoltatori, abbiamo pensato che a qualcuno, a molti, potesse non interessare. Dico, siete proprio degli ascoltatori, posso dire una cosa? Paracuni. Agli ascoltatori, vergognatevi, cioè avete impedito a questi due uomini, no, ma invece magari era la nostra presunzione, perché invece sarebbe piaciuto. Vabbè, comunque insomma ormai